tempi della giustizia, che sono i 7-11 anni per avere una sentenza civile, per sapere se devi essere pagato oppure se devi essere risarcito. Beh, tutto questo rallenta l'economia. Non parliamo poi dei costi. Tutto costa di più in Italia. Un conto corrente costa di più di altri paesi europei. Adesso un po' meno, ma comunque di più. Le assicurazioni costano di più. Tutto costa di più in Italia. Ma poi abbiamo le difficoltà di accesso al credito. Difficilmente le aziende riescono ad avere il credito con facilità, non solo adesso, anche in altri tempi. I tempi di pagamento in Italia, in maglia nera, questi tempi di pagamento, cioè il privato fa fatica a pagare l'impresa, l'impresa fa fatica a pagare l'altra impresa e lo Stato poi non paga, mi spiego, o paga dopo un anno. Quindi una situazione di difficoltà. Abbiamo un grave deficit infrastrutturale, penso che tutti voi sappiate, appunto, le difficoltà di circolazione delle merci. Nel momento in cui tu sei abile, inventi, produci, innovi, compri macchine importanti che ti fanno guadagnare qualche decimo di secondo ogni pezzo che fai, quando sei fuori dai cancelli della fabbrica sei in coda, spiego, e aspetti di che venga il tuo turno, cioè non corri. Questo è il problema del deficit infrastrutturale. I nostri porti, le nostre ferrovie sono un sistema pietoso che molte volte viene descritto con molti particolari, ma comunque dicono che sono le peggiori d'Europa. Questa è la situazione. In Spagna, che è un paese molto più arretrato di noi, hanno delle aziende che sono molto meno competitive delle nostre, però quando decidono di fare l'alta velocità, in 2-3 anni te la fanno e vai da Madrid al sud in 2-3 ore. Qui no, qui non è possibile. Quindi l'Italia ha questi veri problemi. Non sono i problemi che ci dicono della crisi americana, sono problemi nostri, strutturali. E li stiamo risolvendo? Ci stiamo lavorando? No, assolutamente. Per cui quando uno dice come ne usciremo diversi, no, non usciremo uguali a prima, con gli stessi problemi di prima. Questo governo sta facendo la sua parte, sta facendo delle cose, dopo se ne dimentico mi chiederà Alessio di fare un commento, ma comunque, allora, noi abbiamo questi problemi. Siamo in questa situazione, gli altri paesi investono, pensate, c'è un grande dibattito nel pensiero economico tra i liberisti o neoliberisti, quelli che dicono che deve avere la vita il mercato, il mercato che deve governare le nostre vite, no? Le scelte chi non le deve fare lo Stato non deve intervenire, perché quando interviene fa peggio. Eppure un neoliberista duro, feroce come Bush, quando scoppia la crisi come data è il 15 di settembre del 2008, fallimento della Lehman Brothers, una delle grandi banche americane di investimento, fallisce questa e fanno i grandi liberisti, neoliberisti ferocemente, liberisti americani che negano la necessità dell'intervento dello Stato, fanno due manovre, una da 700 miliardi di tappa in aiuto alle aziende e l'altro l'ARRA da 780 miliardi di dollari. Cifre, pensate che il nostro PIL si aggira su 1.600, mi spiego, 1.600 miliardi di euro. Voi capite che con due manovre loro ci vanno vicini, ci vanno molto vicini. Quindi, liberisti, no, lo Stato non deve intervenire, lo Stato non solo non risolve i problemi, lo Stato è il male assoluto, no? Dovrebbe tirarsi fuori, non occuparsi di economia, eppure quando scoppia la crisi tutti si mettono d'accordo. Bisogna tirare fuori i soldi del contribuente, i soldi di tutti per salvare le aziende e per salvare anche le persone che ne hanno bisogno. Siamo alla seconda parte della crisi. Si pensava che la crisi avesse una forma, perché anche le crisi hanno una loro forma. Primo momento si pensava che la crisi fosse a V, cioè si va giù in picchiata e poi si risale, come è successo nell'87, velocemente, non ha avuto neanche grandi conseguenze nei riguardi dell'economia. Poi c'è chi dice che è a U, cioè si va giù, poi crisi per un periodo, poi si risale, ma sembra che la descrizione non sia adatti molto. Allora qualcuno dice che è a L, cioè vai giù rapidamente e poi la perdita. Nessuno può dirlo mentre sta percorrendo la strada, ma si scopre poi che la curva è a W, no? Ed è sì, perché abbiamo una caduta del PIL nel 2009 del 5,6, che non è una cosa da poco. Poi abbiamo un 2010 in cui si tira un po' su, il dato dovrebbe essere del 2, ecco, nel 2010 abbiamo più 1,1,
abbiamo in più 0,4 nel 2011, poi ritorna alla verità, meno 2,4 nel 2012 ed è previsto meno 0,4 anche nel 2013, è quello che abbiamo. Si va giù nel 2009, si torna su nel 2010-2011 e poi si ritorna giù. E dopo? E dopo il 2013? Le promesse? Vediamo già l'uscita dal tunnel? Ma secondo me non tanto, perché le crisi nella storia sono durate molto. Pensate alla crisi più conosciuta di tutte, quella del 29, ma c'è stata una anche nel 1905, c'è stata una anche nel 1870, una nel 1890. Sono tante, le crisi sono ricorrenti, sono nell'economia, che fanno parte della stessa vita dell'economia, periodi, e difatti una certa dottrina economica, che è quella dei keynesiani, quelli che si ispirano a un grande economista inglese morto nel 1946, John Maynard Keynes, dicono invece che bisogna intervenire per cercare di abbassare questa fluttuazione, per renderla meno, perché quando c'è crisi c'è chi ci rimette il lavoro, aziende che chiudono, poi non è facile ricostruire. Quindi cercare di abbassare la febbre, far sì che non abbia picchi troppo alti o temperature troppo basse, è il compito vero degli economisti, vedremo poi se riescono a farlo. Tra l'altro, chi critica gli economisti perché dice, come la regina Elisabetta, che non hanno saputo prevedere la crisi, si sbaglia di grosso, perché il più grande economista che c'è stato nella seconda parte del Novecento, Paul Samuelson, ha detto che non è vero, gli economisti hanno saputo prevedere le ultime 6 crisi su 4. Previste 2 in più, più bravo di così. Comunque, detto questo, noi abbiamo una situazione in cui intervengono nonostante dicano che non si dovrebbe, e a quel punto la crisi diventa internazionale. C'è stato un momento sia nella prima parte che nella seconda che potevamo perdere tutto, grazie al fatto che hanno rinunciato a posizioni ideologiche negli Stati Uniti, dove la crisi è partita. Gli interventi di politica economica, questo di allargare i controlli della borsa e di iniettare liquidità, stampare soldi, buttare soldi, ha salvato tutto. C'è stato un momento in cui nessuno si fidava più degli altri, le banche non prestavano soldi alle altre banche perché le banche non hanno tutti i soldi in tasca. Mi spiego, la banca centrale, come la Banca d'Italia, quella americana, la Fed, sono fatte proprio perché una banca tiene di solito un 10% dei soldi che presta in giro, no? Se uno va a chiederli, glieli dà, calcola che sia un 10-15% al massimo, adesso anche di meno, quelli che verranno a chiederli. Ma se tutti vanno a chiedergli i soldi, la banca chiude. Ecco perché di solito ha dei prestiti che durano addirittura una notte sola, l'overnight, a un certo tasso, che prende soldi sia dalla banca centrale che dalle altre banche. Ma quando una banca non si fida più dell'altra, cosa succede? Succede che non si prestano più soldi, ognuno rimane a casa sua perché non sa che cosa impancia l'altro. Se ha titoli tossici, per esempio, che sono quelli subprime, hanno scatenato questi prestiti, mentre in Italia tu dai un prestito a uno per comprarsi la casa, ti fanno la radiografia, mi spiego, fanno sì l'ipoteca sulla casa che ti compri, ma prima devono vedere con attenzione quanti soldi sono, non ti danno il 100%, adesso hanno cominciato, quelle straniere, ma ti danno di solito lo 70-80%, se non hai l'acconto non te lo danno. Se la rata del mutuo supera il 25-30% del tuo salario, del tuo stipendio, del tuo familiare, non te la danno. Quindi tutte precauzioni. Negli Stati Uniti invece, siccome ho scoperto il modo di fare business, affari con i prestiti, lo capiremo come, cosa hanno fatto? Davano i prestiti anche al 120%, la casa valeva 100, ti davano anche 120. Non avevi di che pagare, non importa, perché loro gli servivano questi mutui perché li tagliavano a fettine, li impacchettavano e facevano i pacchetti. Quando si parla dei titoli tossici, sono questi, cioè mettevano insieme cose buone con cose cattive, li impastavano e le vendevano a tutto il mondo. Che caratteristica avevano? Avevano la caratteristica che, siccome erano a rischio, questi pacchetti valevano tanto, no? Cioè prendevano interessi alti. Se uno vi dice ti do un interesse del 10%, diffidate, perché vuol dire che c'è molto rischio. Quando un titolo è sicuro, il tasso è molto basso, questo è pacifico. E allora quando prendevano il 10, 12, 13, 15 in certe case, era chiaro che la polpetta era avvelenata. Cioè, cosa succede? Succede che l'Italia ha il problema del debito, ma non è quello il suo vero problema. Il problema è che questa è una crisi di consumo,
vediamo se riesco a farvi capire. Siccome in televisione e nei giornali vedete scritto, in televisione sentite il discorso che le nostre aziende non sono competitive e che il problema è quello, è che bisogna darsi da fare, bisogna investire, bisogna fare questo, bisogna fare quello, quello è il problema, per carità, ma a medio termine, a lungo termine. E bisogna anche dire che lo è fino a un certo punto, perché le nostre imprese, nonostante la crisi, le difficoltà, il deficit infrastrutturale, tutte quelle cose che vi ho elencato, non vi ho parlato di una cosa, però è la più importante, le tasse, perché quando paghi un 30, un 20, un 30, 40% più di altri paesi, oltre a pagare l'energia un 30, 40% più, è un po' difficile essere competitivi, no? Presentarsi e dire io sono più bravo, se sarai anche più bravo, ma se hai questo handicap sulle spalle è difficile. Fatto sta comunque che noi abbiamo il suo debito, ma questo non ci rende, ci rende più pesanti, ma non ci rende incapaci di competere, tanto è vero che i nostri mercati non stiamo vendendo bene, il nostro export va bene. E cosa vuol dire questo? Che non è un problema di produttività, come dicono, come dice anche Monti, il presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, ci sono questi problemi, ma adesso non è il problema che siamo bassi, è che abbiamo una problematica, bisogna riuscire a vedere. E quella che cos'è? Quindi non è una crisi di produzione, non è una crisi di produttività, non è una crisi perché non sappiamo fare le cose meglio degli altri, assolutamente. Il made in Italy, fatto da quasi tutte piccole imprese, anche se c'è qualche grosso marchio che lo sostiene, dalla Ferrari, Benedetto Genini, eccetera, made in Italy fa qualcosa come 90 miliardi di saldo attivo della bilancia commerciale. Noi abbiamo, non abbiamo più A, no? Non abbiamo la tripla A, ma ne abbiamo quattro nel made in Italy. Abbiamo arredamento mobili, abbigliamento moda, alimentare vino e automazione macchine. Invece sull'automazione macchine facciamo quasi la metà del nostro saldo attivo alla bilancia commerciale. Vuol dire che esportiamo di più di quanto importiamo. Se non avessimo la bolletta petrolifera e energetica che è consistente, con gli aumenti è molto consistente, non sarebbe un paese che esporta molto più di quanto importa. Già adesso lo fa grazie a me. Lì siamo forti, tutti si preoccupano della competitività o delle piccole imprese. 90 miliardi di saldo attivo mentre perdiamo nelle automobili, nei computer, nella plastica, nella gomma, eccetera, quelle che sono tipiche della grande impresa. Sembra strano, sembra cosa, ma si può verificare quello che dicono. Fatto sta che no, questa non è una crisi di offerta, come dicono, cioè di produzione, di produttività, di competitività, ma è una crisi di domanda. Vuol dire che se questa è la diagnosi, la cura è diversa. La cura in questo momento, vi ho detto prima che il nostro grosso problema sono le strade, sono queste cose, no? Il costo dell'energia. Ma questo lo risolveremo magari in mesi, in anni. Adesso, in questo momento, se si vuole uscire dalla crisi, c'è una cosa solo da fare. Mettere i soldi in tasca la cerca. Dice, ma che si fa se non si fa? Si sta. Quello che sta facendo i paesi che hanno la loro moneta, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, hanno tanto, gli Stati Uniti sono già sul 103-105% debito PIL, no? E hanno un deficit PIL che è tra l'8 e il 10, mentre noi siamo all'1,5-2%. Abbiamo un saldo, abbiamo un avanzo primario che è più alto della Germania, quindi sotto questo punto di vista produttivo, ma anche finanziario, l'Italia è un paese solido. E ha il problema adesso di spendere qualcosa da mettere in tasca a chi, come per esempio le famiglie meno abbienti, le famiglie numerose, avrebbe bisogno di consumare, perché consumando fai crescere l'economia. Vero che adesso la gente è disoccupata, sta a casa perché se la gente non consuma, l'azienda non produce, l'imprenditore non investe perché dovrebbe investire, se le cose le rimangono là. Ragione per cui si crea e si avanza in questo circolo vizioso sempre di più, si va sempre più a fondo, fino a che non si riuscirà a capire questa semplice verità. Gli americani l'hanno capita, stanno indebitandosi per crescere. Noi invece abbiamo questa politica del rigore che, ripeto, in Italia non ce ne sarebbe mai abbastanza. Ci voleva prima, ce ne vorrebbe di più, ma non in questo momento. È inutile, ripeto, mettersi a dieta adesso. Adesso è il momento più sbagliato. Adesso bisogna resistere a ben altra malattia molto più feroce e fulminante
ed è bene continuare a mangiare, è bene continuare a mettere soldi in tasca. Invece cosa si è fatto in Italia? Allora vi descrivo le due politiche possibili, no? Sono quelle, le politiche sono di due tipi che si possono fare in una situazione di crisi. Ci sono quelle espansive e quelle recessive. Che caratteristiche hanno? Quella espansiva di solito privilegia un po' di inflazione, cioè stampare moneta, mettere moneta in tasca, più stamparla fisicamente. Cioè cosa fanno di solito? È quello che stanno facendo gli americani, che adesso sta cominciando a fare anche Draghi. Per fortuna ci abbiamo lui, perché i tedeschi non vorrebbero, ma lui, prima con Marchingegno, poi a muso duro, cosa fa? Stampa denaro e compra i buoni del debito pubblico dei vari paesi. Quando li compra, gli dà soldi, questi soldi vanno in circolazione. Mi spiego? Questo sta facendo. In pratica stampa moneta. Per fortuna. Allora, le politiche espansive sono quelle che privilegiano un po' di inflazione, non a due cifre, ma il 3, 4, 5%, e creano occupazione. La preoccupazione principale delle politiche espansive è quella di creare occupazione, di dare posto di lavoro. Mi spiego? Di mettere la gente a cercare i soldi che hanno nascosto nelle buche, pur di mettere i soldi in tasca. E che caratteristiche altre ha? Beh, ha la caratteristica, per esempio, che quando c'è inflazione, di solito l'economia cresce, no? Si espande. Quando c'è inflazione, di solito chi è indebitato ha un debito che perde valore, no? Cioè favorisce chi? Favorisce i giovani. Cioè penalizza le banche. Questa è la politica espansiva che stanno facendo nei paesi come gli Stati Uniti, come l'Inghilterra, che stampano la loro moneta. In Italia, invece, che fa parte ormai dell'Europa, la politica è di altro tipo, è di tipo recessivo, dove si privilegia l'inflazione molto bassa, perché tenendo l'inflazione bassa, chi ti ha prestato i soldi mantiene il valore dei soldi che ti ha prestato. Quindi privilegia gli anziani, privilegia le banche, non certo i giovani, non certo il lavoro, ma di tenere basso l'inflazione. Questa è la differenza. Credo che chiunque di voi sia in grado di capire che politica stiamo facendo in Italia. Non è questione, io apprezzo molto, ripeto, ma oggi continuare nel rigore è come far sì che quel bravissimo chirurgo, Diego, sta facendo un'ottima, complicatissima operazione. L'operazione sta riuscendo, ma se non dai un po' di ossigeno al malato, l'operazione riesce, ma il malato muore. Questo sta succedendo nel nostro paese. Ora, passerà la crisi? Beh, se voi aveste scomodato, e noi tutti avessimo scomodato tutti gli economisti che stanno lavorandoci soltanto per dire che dopo la tempesta viene la bonaccia, beh, non occorrerebbe tanto discorso. Certo, dopo la tempesta viene la bonaccia, no? Dopo la pioggia viene il bel tempo, se si aspetta solo che succeda naturalmente, succederà. Però vi ricordo che la grande crisi del 29 è durata fino praticamente al 1940. Anzi, 41, un po' prima magari, perché hanno cominciato a rifornire, gli americani hanno cominciato a lavorare per fornire armi agli inglesi e russi. Poi sono entrati in guerra nel 41 e hanno cominciato a lavorare da sé. Beh, il grande piano di lavori è stata la seconda guerra mondiale. Questa è stata, non me ne auguro nessun'altra, per carità, mi auguro solo che la gente capisca che bisogna mettere la gente al lavoro. E questo non può fare il privato, perché il privato la sera deve fare i conti, lo deve fare lo Stato con i soldi pubblici. D'altra parte, vi ho parlato che tra le cose più brutte che ha questo paese, che limitano la sua presenza nel mondo dell'economia, quella delle tasse, siccome se ne sente sempre tanto parlare, e io su questo ci lavoro, ho appena pubblicato un libro che l'editore ha voluto chiamare Evasori d'Italia, ma sa, sono quegli abbiccamenti al mercato, come dire, compratelo perché c'è scritto questo, beh, c'è scritta un'altra roba, comunque interessante anche quella. Fatto sta che di tasse noi ne paghiamo molto, e siccome in Italia, vale la pena chiarire questa cosa, perché in Italia si parla molto di evasione, è diventato un po' lo strumento per risolvere tutti i mali. Per invece di affrontare i problemi veri, il deficit infrastrutturale che vi dicevo, i tempi della giustizia, eccetera, cosa succede? Succede che basta che usi la parolina magica, è colpa dell'evasione. E tutti quanti si ritrovano, dicono mica colpa, è colpa sulla strada, l'evasione è sempre di quell'altro, ma è la tua, è sempre di quell'altro, quindi siamo tutti a posto in coscienza. Allora, cosa succede? Quante tasse paghiamo in
Italia, ma siamo così tanto evasori? Beh, ne paghiamo tanto, ne paghiamo più degli altri paesi, ne paghiamo più dei tedeschi, dei francesi, meno degli svedesi e dei danesi, un po' meno dei belgi e dei francesi, se parliamo di pressione fiscale in generale. Ma la pressione fiscale è data da imposte, tasse, tributi e contributi previdenziali, quelli che io pago per la pensione, no? E siccome adesso siamo col sistema contributivo, pago tot per avere tot, no? Quindi criterio del beneficio, pago per avere, è come versassi una previdenza privata, mettessi via i soldini per dopo averli. Se io però guardo solo al sacrificio, al quanto io pago in tasse per il bene comune, per il bene di tutti, beh, allora a quel punto lì proprio ho il criterio del sacrificio, ho imposte, tasse e tributi. Beh, per esempio nel 2010 in Italia si paga il 28,7% sul PIL, in Germania il 22,8%, 6,4 punti di differenza. Con la Francia sono 2 punti. Il Belgio paga un pochino più di noi, ma lui ha ridotto il debito pubblico, ce l'aveva alto come l'Italia, ma anche di più. Ma cosa succede? Succede che noi paghiamo più tasse degli altri, e lascio perdere il discorso che abbiamo dei servizi più scadenti, anche se sarebbe da perderci una nottata a discutere. In altri paesi con meno soldi danno molto di più. Solo una parentesi, spesa sociale, no? Allora noi abbiamo una spesa pubblica, che è il discorso, che è sul 50-51, a volte va al 49,5, a volte il 51,5, comunque, e si aggira sul 50%, più alta della media dei paesi europei, un po' più alta. Se no, però, noi andiamo a guardare la spesa sociale media europea è il 29,5% sul PIL, quasi un 30%. Noi siamo in linea, spendiamo uno 0,5% di più, però spendiamo molto meno dei tedeschi e dei francesi. I tedeschi spendono quasi il 32%, i francesi il 33%. No? Allora, pagano meno tasse di noi, i tedeschi molto, ma spendono molto di più per i problemi, per i bisogni sociali. Se poi andiamo a vedere, da noi si spende molto di più per le pensioni e molto di meno per tutte le voci che riguardano, che so io, la maternità, gli ammortizzatori sociali, le case popolari, per tutte queste cose. Paghiamo molto di più per avere molto di meno, però lasciamo perdere anche questo. Il problema è che qualcuno dice, sì va bene, noi paghiamo di più, lo sappiamo che paghiamo di più, ma perché abbiamo un debito pubblico più alto? Bel discorso, l'avessimo pagato, ma è dopo 20 anni è ancora lì, tutto lì. Era il 124% nel 1992, quando Amato fa una manovra da 90.000 miliardi di lire, pari a 45 miliardi attuali, ha suscitato scandalo quella volta. Mi ricordo, era estate, pareva che ci avesse, infatti, hanno messo le mani anche sui conti correnti, con prelevato un 0,06, e quindi ha suscitato impressione quella volta, perché si doveva battere il debito pubblico. 124 era allora, 123,8 è adesso. Vi dice qualcosa? Se io raccontassi a mia moglie che non gli do tot soldi perché devo pagare un debito, poi scopre che non l'ho pagato, eppure gli italiani, come se la cosa non li riguardasse. 124 era, 124 è. Ed è da 20 anni che paghiamo più tasse degli altri per pagare sul debito pubblico, ma non l'abbiamo pagato. Pazienza, perché nel frattempo abbiamo venduto gioielli di famiglia. 205 miliardi di privatizzazioni, Comit, Unicredit, Ansaldo e altre grandi aziende italiane vendute per pagare il debito pubblico. Non ce ne tracciano, 124 ancora. Mi spiego? Siamo entrati nell'euro, qualcuno a favore, qualcuno è contro, però l'euro certamente è stato utile per noi, no? Utile perché? Perché per esempio la bolletta petrolifera l'abbiamo pagata di meno. C'è stato un momento quando è entrato il rapporto, quando è entrato nell'agone, è entrato nelle nostre tasche l'euro, il rapporto col dollaro era circa 1 a 1. Poi nel 2002, primi mesi del 2002, va a 1,86, va a 0,86, 0,87, vuol dire che il dollaro va giù. E l'euro è andato molto su. Ad
adesso è a 130, a 1,30, 1,32, spiego, cioè, questo, grazie a questo non paghiamo il gasolio, il petrolio molto meno di prima, ma grazie a questo anche alla fiducia, adesso entrati nell'euro abbiamo preso la fiducia da paesi come la Germania, la Francia, e paghiamo il nostro deficit, gli interessi sul debito, li paghiamo che sono circa la metà di prima. Questo è stato il vantaggio di avere avuto l'euro. Bene, ce ne siamo avvantaggiati? No, continuiamo a pagare. Mi spiego, come prima è ancora al 124%. Avessimo approfittato, a sta ora sarebbe metà. Quindi, una situazione per cui noi paghiamo più tasse, ci dicono, abbiamo dei servizi peggiori, però ci dicono zitto, stai buono, perché abbiamo questo grossissimo problema del debito pubblico. Non è vero, è ancora là, ancora da pagare. Il deficit, diciamo, ma paghiamo tanti gli interessi e grazie, per colpa di questo non riusciamo a fare gli asili, le strade. Beh, fate conto che è come se voi guadagnaste 100.000 euro netti, rifletteteci poi a casa, magari ci pensate, 100.000 euro netti e ne doveste spendere 4,8 per pagare un vecchio debito all'anno. Tanto perché 76 miliardi che noi paghiamo di interessi sul debito pubblico corrispondono al 4,8, adesso sarà il 4,9, il 5. No, come spendesse 5.000 euro. È per questo che non mandate i figli a scuola, è per questo che non vi mette, per questo che andate mai fuori a mangiare la pizza. Cioè, questo stanno raccontando noi, che siccome abbiamo un debito pubblico, paghiamo più tasse, e siccome abbiamo questi interessi da pagare, che corrispondono al 4,8, al 5%, non si possono fare gli asili nido alle strade. Sembra una grande bufala, una grande cosa, ma la cosa più bella di tutti è che poi noi i soldi che abbiamo speso, cioè che abbiamo pagato allo Stato, non sono serviti a fare strade o altre cose, perché abbiamo questo grave deficit strutturale. Il debito tutto lì, le strade non le abbiamo fatte, i servizi sono scadenti, allora sarebbe da chiedersi dove sono i soldi. Dove sono i soldi? Allora qualcuno, vedete, ma sono tutti i dati che riuscite a trovare, scusate. Li trovate su internet, li trovate dappertutto. Allora il problema è questo, è sempre questa maledetta evasione. Se non ci fosse l'evasione, allora vi racconto questa storiella che vi serve a capire che, perché mi rendo conto che è un po' ostico il ragionamento, un po' difficile, invece questo vi aiuta a non fare un cortocircuito logico. Allora vedete, è la storia dei due condomini. C'è il condominio Italia e il condominio Germania. Il condominio Italia, uno va dentro, vede che le scale sono sporche, vede rotto, le luci delle scale non funzionano. Parla con l'amministratore, l'amministratore dice non è colpa mia. Qui si paga 150 di spese condominiali, siamo in 6, dovrei avere 900 per gestire, ma purtroppo c'è uno che non paga. Uno non paga le spese condominiali, per cui io ne ho solo 750 e con questi non ce la faccio. Uno rimane anche convinto dal discorso. Poi quando va a visitare il condominio in Germania, vede che le scale sono pulite, poi i vetri sono a posto e le luci funzionano. Parla con l'amministratore del condominio, il quale ammette che tutti pagano regolarmente, però lì si paga 100. E 100 per 6 fa 600. L'amministratore tedesco, infatti, ha a disposizione il 22,8 sul PIL di tasse, mentre noi abbiamo il 28,6. Spiego una bella differenza. 6 punti e passa. Allora il problema è che l'amministratore italiano ha a disposizione 750 e con 750 non fa funzionare, quello tedesco ha 600 e fa funzionare. La colpa allora è dell'evasore o dell'amministratore? Certo, sarebbe bene che quel signore che non paga, quell'inquilino che non paga, pagasse anche lui, ma a quel punto sarebbe bene che restituisse all'amministratore un po' di soldi ai condomini, imparasse a amministrare, perché dall'altra parte con 100 si amministra bene e qua con 150 si amministra male. Fatto sta che però, se ognuno di voi pensa, non occorre che me lo dica, se qualcuno tirasse fuori i soldi a quel signore che non paga e li desse all'amministratore, le cose funzionerebbero meglio secondo voi dal giorno dopo? Grazie, confortate, perché lo penso io, lo penso io. Vedete, questo per dire, per uscire dal cortocircuito logico, per cui sembra che la colpa in Italia sia l'evasione. L'evasione è un problema perché crea ingiustizia,
crea per esempio anche concorrenza sleale tra chi le paga e chi non le paga, è concorrenza sleale, va combattuta. Però il problema è questo, che mentre mio amico Alessio le paga, io non le pago, e lui le paga però anche per me. Perché le paga anche per me? Perché è chiaro che se lo Stato italiano ne riceve più dello Stato francese, dello Stato per esempio tedesco, di quello spagnolo, per certi versi anche di quello belga, di quello austriaco, eccetera, parlo di pressione tributaria, imposte, tasse e tributi, è chiaro che qualcuno gli deve denari e lui ne ha a disposizione più degli altri, perché non fa le stesse cose con quei soldi? Punto di domanda. Allora, c'erano i soldi, quando dicono che i soldi non ci sono per intervenire, per metterli in tasca alle persone e all'ambiente, io calcolo sui 4-5 miliardi quello che si dovrebbe, potrebbe dare alle famiglie più numerose, non a fini, parlo eccelsi, ma un semplice discorso, quello di mettere in tasca soldi alle persone che li consumano, come quelle famose bottiglie, invece che vadano in cerca glieli metti in tasca, perché i tempi sono stretti. Per cui io sono convinto che in Italia si sia sbagliato politica, bisognerebbe fare una politica come stanno facendo paesi come gli Stati Uniti, come l'Inghilterra, cioè fare il contrario di quello che stiamo facendo. Il Fondo Monetario Internazionale, mi avvio alla conclusione, il Fondo Monetario Internazionale, un organismo importante, ha calcolato, ha fatto un'analisi per dirimere la vecchia questione tra neoliberisti, quelli che vogliono che lo Stato non entri nel mercato, che il mercato sia libero di fare quello che pensa più opportuno, e quelli che sono invece, come me, convinti dell'intervento dello Stato. Bene, su 173 crisi in tutto il mondo, in tutte 173 il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che quando tu cali la spesa pubblica e aumenti le tasse, mi ricorda qualcosa questo, quello che abbiamo fatto in Italia, quando tu diminuisci la spesa pubblica, aumenti le tasse, aumenta la disoccupazione e diminuisce la produzione. Quindi non è così difficile, no? E per farvi capire anche questo, vi racconto una storiellina. Questa è molto importante, per esempio Paul Krugman, premio Nobel dell'economia nel 2008, la racconta sempre. Racconta della cooperativa di bevisiferaggio di Capitol Hill, che è una località di Washington, no? Dove i grandi, diciamo, commis dello Stato americano, i grandi dirigenti, eccetera, abitano in case ovviamente lussuose, ma si sono messi d'accordo di fare babysitter l'uno all'altro. Hanno fatto una cooperativa, si sono dati tot buoni a testa, mi spiego, e uno quando deve uscire chiama questa cooperativa, vanno là dei genitori di altri bambini e questi gli danno il buono. Ora, la cosa all'inizio ha funzionato, è andata avanti, a un certo punto invece la cosa non funziona. La gente non vuole più andare dalla casa degli altri a fare la babysitter perché i buoni, perché ognuno se li vuole tenere. È inverno e pensano di andare più fuori quando è primavera ed estate e quindi non sono disposto a spendere, quindi non danno da lavorare agli altri, perché se non c'è giro, allora c'è un grande confronto su questo. E si scontrano due tesi. La tesi dei giuristi, tipica dell'Italia, le cose si risolvono con leggi, da noi si fanno leggi, decreti, non succede niente. E invece gli economisti, che hanno in mente un'altra cosa, quella degli incentivi. Allora sapete qual è stata la soluzione? La soluzione, poi la cosa ha funzionato, è stata quella di stampare nuovi buoni e di darli. Quindi ognuno avendo in mano più buoni di prima, non hanno depositato soldi, non hanno fatto una nuova cooperativa, non hanno fatto un corso di babysitteraggio, non hanno migliorato niente, hanno semplicemente messo in mano questi signori più buoni, avendone di più qualcuno, mi spiego, è uscito sapendo di avere una riserva anche per la primavera e l'estate. E questo ha messo in moto. Vi ricorda qualcosa a proposito di stampare soldi? È proprio questo. Sembra banale, ma questa è una lezione di grande economia, questa che dà Paul Krugman, premio Nobel dell'economia nel 2008, ed è quello che ci ha insegnato, assieme a lui, un grande keynesiano, ci ha insegnato proprio queste cose. Quindi, a che punto siamo del vado? Va,
Io mi ricordo quando che memorosa e quanto ne sono male. Quindi il discorso è questo, passerà anche questa. Dopo il mercato da solo si mette a posto, ma come diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti. Grazie.